Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che è qui in trasmissione insieme a Francesco e a Rosanna del Comitato sulla Fecondazione Assistita di Padova. Saluti a tutte. E naturalmente parleremo tutta la trasmissione del discorso sulla fecondazione assistita. Vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti, che è la postale 53 Malostica Vicenza. Voi sapete che noi abbiamo deciso di appoggiare la campagna sulla fecondazione assistita perché fa parte di quello che è il paganesimo, di quello che è lo scontro fra il paganesimo e il cristianesimo. Lascio subito i microfoni a Rosanna, subito fra virgolette, perché qui ci stanno battendo moltissimo i muri. Allora, quello che, visto che stanno battendo moltissimo e si sente poco e male, io prenderò qualche minuto di tempo leggendo un pezzetto sull'odio che ha la Chiesa Cattolica per il suffragio universale. E perché è una delle cose che ci interessano, visto che stanno invitando le persone a non andare a votare al referendum. Ebbene, quello che ve lo leggo dal sillabo e dopo di Ernesto Rossi. Attenzione. La piaga orrenda del suffragio universale. Benedico voi, le famiglie, gli amici, i pellegrini, benedico anche quelli che reggono i destini di questa illustre nazione, e nel benedirli invoco sopra di loro lo spirito della fortezza per comprimere la licenza della stampa e procurare che l'insegnamento cristiano si dilati ognor più in tutti i confini della Francia. Li benedico affinché uniti e concordi con questa santa sede possano accorrere a proteggere gli interessi di questa sede medesima, che non sono altro se non gli interessi della nostra santissima religione. Piaccia a Dio che quel fuoco che il divin Salvatore infuse nel cuore dei due discepoli di Emmaus entri e penetri nel cuore di questi reggitori e li faccia non tanto annunziatori come discepoli della resurrezione di Cristo, ma cooperatori della resurrezione della Francia in Gesù Cristo. Li benedico finalmente allo scopo, lasciate pur che lo dica, di vederli occupati ancora nel difficile impegno di togliere, se sia possibile, o almeno attenuare una piaga orrenda che affligge l'umana società e che chiamasi suffragio universale. Sì, questa piaga è una piaga distruggitrice dell'ordine sociale e che meriterebbe a giusto titolo di essere chiamata menzogna universale. Discorso di Pio IX ai pellegrini francesi il 5 maggio 1874. Per questo motivo la Chiesa Cattolica vi dice di non andare a votare né il referendum né a qualsiasi altra cosa, o votare per chi vuole lei, perché ha in odio che le persone esprimono le loro opinioni. E adesso, sperando che il martellamento feroce sia finito, lascio i microfoni a Rosanna del Comitato di Padova per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita o alcuni capitoli di essa. Comunque ve lo dirà tutto lei.